Raspadori per il gol del vantaggio del Napoli di destro, stavolta dopo un'ottima incursione, bravissimo e freddo Lobotka che ha dato il pallone in profondità. Proteste da parte dei giocatori della Salernitana, il primo assistente dell'arbitro è corso verso centrocampo, ma naturalmente dovremo attendere da Lissone gli sviluppi via VAR con l'inserimento, l'ottimo controllo, lo stop a seguire di Raspadori, servito bene, porta alla nostra destra da parte di Lobotka, un'azione in velocità con Ochoa, superato dalla conclusione in diagonale di Raspadori. Tutto il Napoli torna nella propria metà campo, siamo entrati nel 14° minuto, continuano però le proteste, vi aggiorneremo tra poco. 14° Salernitana 0, Napoli 1 con revisione VAR. L'arbitro indica il centro del campo, gli è stato comunicato che al momento dello scatto il giocatore del Napoli era in posizione regolare, perciò Salernitana 0, Napoli 1, 14° e quindi tutto in salita. Contra su palla. Il gol di Elmas, scusa Rita, porta alla nostra sinistra, 37° minuto, il raddoppio del Napoli, azione, se vogliamo sintetizzarla così, alla Kvaratskhelia con serie di finte, passaggio sinistro-destro e tiro che non ha lasciato scampo al portiere Ochoa. Salernitana 0, Napoli 2, 37° minuto, nuovamente stadio Luigi Ferrari. Di Rapuano per un calcio di punizione per via del fallo commesso proprio su Lindstrom. Penultimo giro di lancette intanto per ciò che concerne il cronometro, 49° adesso, si arriverà fino al 50°. Un calcio di punizione guadagnato da Lindstrom che serve anche a mantenere tranquilla la difesa del Napoli. Pallone che viene toccato corto verso Elmas, Di Lorenzo, Anguiss ancora lo scambio con Di Lorenzo, prova il lancio in profondità per Elmas che si è spostato sul settore destro. Colpo di tacco, era buona l'idea per cercare di restituire il pallone proprio a Di Lorenzo, ma può ripartire la formazione di casa affidandosi a uno scatto. Castanos si ferma, posizione regolare, il tentativo adesso per Dia all'indietro, riparte l'azione della formazione di casa, prova a farsi vedere Stewart che è l'uomo più avanzato, ma il pallone, il giocatore servito era Chauna che questa volta non può raggiungere il pallone stesso che dopo un rimbalzo finisce direttamente sui tabelloni pubblicitari e quindi sul fondo. Salernitana che in completo bianco in questa ripresa attacca da sinistra a destra verso cioè la curva sud che continua a incitare la formazione di casa, sotto però per 2-0, 60° salvo ulteriore recupero al termine di questa partita. Il sinistro di Meretta a cercare di rinviare appunto il più lontano possibile il pallone stesso, operazione che riesce a metà perché appunto c'è un forte vento contrario per ciò che riguarda l'attacco del Napoli in questa ripresa, pallone che quindi non varca neppure la linea centrale del campo, ma Simeone riesce a giostrare, a dare a Elmas che è ritornato sul settore sinistro, forse commette fallo sull'Assana Koulibaly, così è infatti, e calcio di punizione quindi a favore della Salernitana, 30° al termine di questa sfida con Ochoa che invita i compagni ad allontanarsi tutti, possibile tentativo di destro di scavalcare sia il cerchio di centrocampo e probabilmente anche eludere la linea del fuorigioco, ma qui starà i suoi compagni, i giocatori di movimento, tentativo di Assana Koulibaly, c'è anche Dia, a vuoto Boiner, può ripartire il Napoli, Cajuste con tentativo di lancio per Lindstrom, ma l'arbitro dice che può bastare così. Il finale dalla Recchi, Salernitana 0, Napoli 2, Genova.